con la sessione. Un benvenuto a tutti. Io sono Alberto Rigon, direttore vendite di Kister Italia e il presentatore e il docente di questa sessione è Giuseppe Lamacchia, è responsabile vendite per la parte del Sud Italia della divisione industriale di Kister. Questo è un webinar che teniamo con argomenti principali: il monitoraggio della produzione. I prodotti che vedrete menzionati sono principalmente le presse elettriche, l'ormai noto per chi ha già avuto a che fare con Kister, Maximo, su strumenti di monitoraggio della produzione e argomenti riguardanti la smart connectivity. In particolar modo il protocollo PCUA. È un webinar che appartiene a una serie di webinar, seguiranno poi successivamente anche dei webinar più tecnici. Il collega Giuseppe Lamacchia fornirà maggiori informazioni al riguardo, che mirano a dare una conoscenza più approfondita di come il monitoraggio della produzione possa arrivare al punto di garantire effettivamente un monitoraggio a zero difetti. Il webinar sarà in italiano, ne teniamo anche in lingua inglese per quelli dedicati non solo al territorio italiano, ma ad altre aree più vaste. E questa sessione, come probabilmente vedrete dal vostro schermo, è registrata. Verrà poi messo il link sul nostro sito in modo che chi vi ha partecipato, chi lo riceverà, potrà eventualmente condividerlo. Tutti sono attualmente mutati per evitare interferenze accidentali con il docente. Sentitevi liberi di contattare me tramite la messaggeria di Webex oppure il collega direttamente Giuseppe Lamacchia, email, nel qual caso vi risponderemo subito. A questo punto riceverete successivamente poi la presentazione dopo l'incontro, la riceveranno non tutti quelli che si sono registrati, ma solo i partecipanti. E concluderei a questo punto augurandovi una buona visione e vi raccomando, in caso di segnalarmi eventuali problemi, provvederemo a risolverli quanto prima. Di nuovo una buona visione, la parola al collega Giuseppe della presentazione. Prego Giuseppe. Ok, grazie Alberto, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar che ha come titolo Massimizzare efficienza e qualità con il controllo integrato della produzione. Io mi chiamo Giuseppe Lamacchia, sono tecnico commerciale e application specialist dei prodotti Industrial Process Control, che è una delle divisioni di Kistler. Vi parlerò di come nei processi di assemblaggio è possibile ottenere massimi risultati in termini di qualità, controllo e tracciabilità utilizzando i prodotti e sistemi Kistler della famiglia Maximus, il cui nome sta per Machine XY Monitoring Systems. Non mi dilungo più di tanto, alcune comunicazioni di servizio le ha date già il mio collega Rigon. Iniziamo subito. Condivido con voi l'agenda di quest'oggi e faremo una breve introduzione di Kistler, chi siamo e cosa facciamo. Vi parlerò poi della divisione Industrial Process Control e cosa propone. E poi passerò a descrivere quelli che sono i nostri sistemi joining systems, quindi le nostre servopresse elettromeccaniche, e del valore aggiunto che è possibile ottenere dal loro impiego, sia in termini di produttività che in termini di costi. Vi parlerò della filosofia dei prodotti della famiglia Maximus, che permettono appunto di misurare, valutare e analizzare il processo, per poi restituire informazioni in tempo reale con le quali è possibile intervenire sul processo stesso. Ed infine, faremo una panoramica di come questa famiglia e altri prodotti Kistler si pongono nel contesto Industry 4.0 Smart Factory,
con i diversi protocolli di comunicazione. Buona visione. Partiamo subito con il primo punto in agenda, che è una panoramica di cosa fa Kistler, cosa fa e cosa facciamo. Kistler è il leader di mercato globale nella tecnologia di misurazione dinamica. Con il know-how dispone di una moltitudine di settori di applicazioni, che spaziano dalle applicazioni per l'aerospazio, lo sport professionistico, alle tecnologie industriali di accoppiamento. La nostra capacità di misurare, analizzare e di innovare, che è parte integrante anche del nostro marchio e del nostro logo, sintetizza ciò che facciamo molto bene: misurare, appunto, valutare, trarre conclusioni e riportarle al processo. Nel misurare, la nostra competenza principale è la tecnologia di misurazione. Fornisce risultati precisi, affidabili, anche in condizioni estreme. Analizzare, pariamo e valutiamo i risultati delle misurazioni, in modo tale che i nostri clienti possano trarne le giuste conclusioni e ottimizzare i loro processi. Innoviamo e innovare, i nostri prodotti supportano il progresso tecnico dei nostri clienti e li guidano verso le proprie innovazioni. Le innovazioni svolgono un ruolo importante anche per la nostra azienda. Diamo uno sguardo ora a quelli che sono i mega trend per comunicarvi in quale direzione il gruppo Kistler sta guardando e le aree applicative alle quali potrà dedicare risorse e futuri sviluppi. L'elettromobilità ed elettrificazione dei veicoli, le tecnologie di misura per il mondo del powertrain hanno sempre avuto un ruolo protagonista e lo saranno anche per l'elettrificazione. La guida autonoma. Con le tecnologie Kistler per le misure sulla dinamica del veicolo e la sicurezza, certamente contribuirà a rendere più affidabili anche le auto del futuro. L'Industry 4.0 significa digitalizzazione della produzione. Con i suoi sistemi di monitoraggio e controllo dei processi, il gruppo Kistler partecipa direttamente alla trasformazione digitale del settore. La tecnologia di misurazione dinamica fornisce dati preziosi per ottimizzare i processi di produzione, in modo che la produzione diventi più efficiente e più individuale. Innumerevoli piccoli passi ci attendono ancora prima di raggiungere questo obiettivo, ma la visione è chiara: una catena del valore continua dal sensore al cloud. E poi infine conservare le emissioni. Il quarto megatrend sono le emissioni. E la riduzione di queste. In che modo la tecnologia di misurazione aiuta a proteggere l'ambiente, aiutandoci a vedere di più e a capire meglio? In questo modo i processi possono essere progettati e adattati in modo più preciso, per risultati migliori, con meno sforzi e spese. In tutto il settore le risorse vengono utilizzate in modo più efficiente grazie alle soluzioni Kistler per motori e generatori, nei processi di giunzione dei componenti, saldature e molte altre applicazioni e operazioni di assemblaggio. Come leader del mercato mondiale nella tecnologia di misura piezoelettrica, supportiamo i nostri clienti nell'industria e nella ricerca in tutto il mondo. Con i nostri quattro tech center raggruppiamo le competenze di servizio nel cuore dei nostri mercati principali. Circa 2.200 dipendenti, in altre 60 sedi in tutto il mondo, si dedicano allo sviluppo di nuove soluzioni e all'offerta di servizi specifici per l'applicazione in loco. Come fornitore di soluzioni integrati, Kistler combina sviluppo, produzione, vendita e assistenza per oltre 10.000 prodotti sotto lo stesso tetto. La catena del valore copre tutti i passaggi, dallo sviluppo ai sensori, elettronica, software, alla progettazione e costruzione di prototipi, installazione e messa in servizio, formazione dei dipendenti e altri servizi. Ciò garantisce innovazione e massime prestazioni su tutti i lati. Gli oltre 600 brevetti registrati e concessi ne sono la prova migliore.
Dividiamo le nostre competenze in tre divisioni principali: Automotive Research and Test, Industrial Process Control e Sensor Technology. In questo webinar vedremo in dettaglio alcuni aspetti della divisione dell'Industrial Process Control. Ogni divisione è suddivisa in Business Unit o Strategic Business Fields. Con ognuna di queste ci dedichiamo ad un particolare settore. Con la divisione Art, per esempio, se parliamo della ricerca e sviluppo per i motori, i nostri prodotti e sistemi sono dedicati e suddivisi per business unit, R&D e monitoraggio dei motori marini e stazionari, ad esempio cogenerazione. Ci occupiamo di dinamica del veicolo e prove dei pneumatici, infine anche alla sicurezza del veicolo. Con la divisione IPC entriamo nel mondo della produzione con prodotti e sistemi di supporto e miglioramento dei processi produttivi. Le diverse aree di intervento le vedremo successivamente. Infine, con la Business Unit Sensor Technology, ci occupiamo di misure in settori non legati alla produzione, come per esempio l'R&D in aerospazio, per cui siamo particolarmente qualificati. Con road and traffic, per esempio, andiamo sulle strade per misurare veicoli in movimenti e, per esempio, far sì che i ponti diventino più sicuri. Ci dedichiamo alla biomeccanica, sia abilitativa che sportiva, con la biomechanics, e analizziamo poi anche parametri di taglio e fenomeni di termoacustica, sulle turbine con la BU Cutting Force and Thermoacoustics. Infine, non certo per importanza, i nostri prodotti sono accompagnati da un eccellente servizio di assistenza e supporto tecnico per ogni tipologia di finalità. Miglioramento dell'operatività, formazione e consulenza in loco e remoto, installazione, supporto alla progettazione, installazione e avviamento, manutenzione preventiva, forniamo calibrazioni, programmazione delle calibrazioni on-site e presso i nostri laboratori accreditati, inventario e stoccaggio dei materiali, manutenzione reattiva, hotline, service in emergenza on-site e presso i nostri production center, noleggio dei materiali e pronti alla consegna. Entriamo quindi nel dettaglio della divisione Industrial Process Control con questo messaggio che voglio condividere con voi. Iniziamo misurando, quindi analizziamo con una visualizzazione appropriata e ciò porta a processi ottimizzati. Questo è ciò che la divisione IPC rappresenta ed è così che fa la differenza fondamentale tra i suoi partner e clienti. Soluzioni più intelligenti, basate sulle nostre tecnologie, abbinate a un'offerta di servizi matura per l'industria, questi sono i fattori che aumentano il vantaggio competitivo. Come realizziamo tutto questo? Il gruppo Kistler è un fornitore internazionale di tecnologie di misura. La profonda conoscenza delle grandezze fisiche, come la pressione, la forza, la coppia e l'accelerazione, ci consente di comprendere i processi, sviluppare i nuovi prodotti e utilizzare i macchinari. Da oltre 60 anni Kistler sviluppa, produce, installa e utilizza sensori piezoelettrici. Kistler è pioniere delle misure piezoelettriche e oggi leader tecnologico per le misure dinamiche. In termini di precisione, qualità e affidabilità, forniamo i migliori sensori di classe basati su cristalli piezoelettrici. E proseguiamo ulteriormente nella ricerca, coltiviamo cristalli nei nostri stabilimenti, nella miniaturizzazione e nelle proprietà dei sensori per l'uso in ambienti estremamente difficili. Misurare pressione, forza e accelerazione e coppia,
con range molto ampi che vanno da 1000 da milli a chilo e per alcuni sensori anche a mega nelle rispettive unità di misura. I nostri sensori hanno tutti una risposta veloce, sono molto rigidi, robusti e compatti. Analizziamo sistemi di monitoraggio in process con la più alta ripetibilità che identifichino precocemente eventuali deviazioni della qualità, aiutano a ridurre gli sforzi per ottenere la massima qualità, rendono i processi di produzione trasparenti, mantenendo a disposizione dati relativi alla tracciabilità. Innoviamo con i sistemi ad alta efficienza energetica fino all'80% di risparmio di energia, semplici da utilizzare, forniscono dettagli di processo che supportano il cliente nelle innovazioni. Ad ogni area la sua soluzione, anche la divisione Industrial Process Control, appunto, si suddivide in aree operative, che sono le Strategic Business Field o Business Unit. Iniziamo con Plastics, che si occupa di monitoraggio e controllo dei processi di iniezione in materie plastiche. I joining system, di cui parleremo successivamente, sono servopresse elettromeccaniche con sistema integrato del controllo del processo. Il production monitor, che è quell'area con cui facciamo monitoraggio della produzione, con sistemi di misura a carico corsa e non solo. Test Automation invece è una divisione che fornisce, progetta e produce sistemi automatici di test per la produzione di serie ad alto volume produttivo e quindi la Business Unit Fastening Technology che propone sistemi di analisi per giunti accoppiati e abitati. Di seguito descriverò alcune delle soluzioni proposte in particolare dalla Business Unit PM e il Joining System, quindi Production Monitor e Joining System. Parliamo quindi dei sistemi di piantaggio e come possiamo contribuire ad aumentare la produzione e abbassare i costi. Alcuni cenni sui principi di piantaggio. Il piantaggio è un'operazione di accoppiamento per calettamento di due elementi e se parliamo di elementi ferrosi può essere realizzato a caldo, di azoto o temperatura ambiente. Nei casi più comuni, i piantaggi sono realizzati a freddo, riferendosi quindi alla temperatura ambiente, soprattutto quando parliamo di accoppiamenti di materiali non ferrosi come plastiche e gomme. Da cosa è caratterizzato quindi il processo di piantaggio a freddo? Pur non richiedendo il condizionamento termico dei pezzi da assemblare, la temperatura comporta dei vantaggi, ma anche delle conseguenze sul processo e sui risultati, diverse dal processo di calettamento a caldo o criazoto. Le forze sono ingenti. Le forze richieste di piantaggio saranno tanto più elevate quanto più sarà l'interferenza meccanica tra i due elementi da accoppiare, soprattutto in assenza di condizionamento termico di uno dei due elementi. L'attuatore dovrà essere utilizzato per eseguire il piantaggio automatico e deve essere in grado di lavorare non solo in posizionamento, ma anche in forza, capace cioè di superare le forze che i componenti oppongono all'assemblaggio. L'alterazione delle parti da assemblare è un altro criterio. L'assemblaggio, il piantaggio a freddo, nella maggior parte dei casi, comporta un'alterazione dei materiali dovuti allo sfregamento delle superfici a contatto, che agiscono durante il processo di assemblaggio, alterando le loro caratteristiche, esempio, potrebbe essere un'asportazione di una parte superficiale per attrito, alterazioni di dimensioni come il diametro, larghezza e lunghezza. Questo significa che non sarà possibile riutilizzare gli elementi dopo un piantaggio fatto male. Per questo è necessario assicurarsi che il processo di piantaggio vada a buon fine al primo tentativo. I tempi di processo sono inferiori, il condizionamento termico degli elementi è
può comportare tempistiche non indifferenti rispetto al tempo ciclo di produzione e assemblaggio del pezzo finito. Ciò costituisce un parametro di valutazione non indifferente che lo rende inadeguato e comunque meno competitivo in termini di velocità produttiva rispetto al piantaggio a freddo. E poi semplice monitoraggio della qualità in tempo reale. Il piantaggio a freddo è realizzato con attuatori che esercitano una data forza per un determinato spazio e tempo al fine di ottenere una giunzione rigida di due elementi. La forza e la posizione sono facilmente misurabili e questo rende semplice anche il monitoraggio del processo. I parametri che caratterizzano il processo di piantaggio e che devono essere sia monitorati che controllati sono forza, quindi all'aumentare dello spazio di inserimento aumenta la quantità di superficie di contatto, pertanto aumenta anche la forza richiesta. Maggiore il diametro delle parti da unire e maggiore sarà la quantità di superficie di attrito. Lo spostamento, che è il controllo della posizione dell'elemento piantato, determina uno dei due criteri di qualità e bontà del processo. Il primo è il raggiungimento di una forza entro oppure ad una determinata posizione, e questo si chiama piantaggio in forza. Il secondo è il raggiungimento di una posizione entro oppure ad una determinata forza, cioè piantaggio in posizione. L'altro parametro da considerare è la velocità. La velocità del processo deve essere controllata per evitare che durante il piantaggio un eventuale surriscaldamento delle superfici o alterazioni di forma troppo repentine possano provocare alterazioni delle caratteristiche dei materiali assemblati o addirittura rotture. Vediamo ora come viene eseguito un piantaggio tipico utilizzando una servopressa Kixler e le informazioni che possiamo ricevere. Di base abbiamo un sistema di monitoraggio del processo e controllo della pressa, che è il Maximus NC. Poi abbiamo l'attuatore costituito da una meccanica, un servomotore, ed un asse che fuoriesce e che va a contatto dell'elemento da piantare. Integrati al corpo pressa vi sono i trasduttori, uno di posizione assoluto e l'altro di forza. Poi c'è l'elemento da piantare, in questo caso è schematizzato un cuscinetto, e l'attrezzatura di reazione che sostiene l'altro elemento che riceve il cuscinetto. Avviando il ciclo, l'asse scende tenendo conto di parametri di forza, posizionamento e velocità impostati sul controllo e pianta il cuscinetto. Come fa il monitor a determinare se il pezzo è buono o scarto, ovviamente? Durante l'esecuzione del ciclo, il trasduttore di posizione e quello di forza hanno generato rispettivamente un segnale. Il sistema di controllo acquisisce e monitora generando una curva di carico corsa. Sul monitor di processo abbiamo posizionato delle finestre di controllo che sono delle aree di tolleranza che la curva deve attraversare per ottenere il verde, che significa pezzo buono sostanzialmente. Qualora la curva generata al prossimo ciclo non soddisfi anche una sola delle finestre impostate, il ciclo verrà dichiarato scarto. Questa valutazione del processo viene eseguita per ogni ciclo, ovvero al 100%, e non a campione, evitando così che neanche un solo pezzo scarto possa procedere nelle fasi successive di assemblaggio o addirittura dal cliente. Ancora, il sistema di monitoraggio è in grado di fornire in diversi formati un report in cui ci sono tutti i dettagli del processo,
inclusi i dati relativi alla calibrazione degli strumenti di misura e il tutto anche associabile ad un codice univoco assegnato a quel particolare dal sistema di supervisione e dall'impianto. Tutto questo per ogni ciclo e per ogni pezzo. Nella prossima slide vi mostrerò un video che riassume questo ciclo di piantaggio, questo funzionamento, in una simulazione reale con una pressa e un NCFH, una pressa NCFH e un Maximus NC. Dove possono essere installati questi sistemi? Certamente i campi di applicazione sono svariati, iniziando da applicazioni automotive, powertrain e non. Applicazione in new energy vehicles, quindi guardando la parte elettrica dei veicoli, e applicazioni legate al general industry. Quindi andiamo da appliance, quindi elettrodomestici piuttosto che elettroutensili, eccetera. Quindi vediamo che i settori di applicazione sono notevoli. E li possiamo utilizzare per fare diverse tipologie, non solo il piantaggio del cuscinetto, ma possiamo utilizzarli anche per fare operazioni di chiusura, per esempio, di fori di lavorazione, oppure spring test di molle o crimpatura, quindi non solo piantaggi e cuscinetti, o alberi o altro. Facciamo ora una panoramica di quelli che sono i sistemi di piantaggio Kistler. Disponiamo di un range molto ampio per processi con forze molto piccole, da 50 N fino a sistemi da 600 kN, parliamo di 60 tonne. Di base tutte le presse sono equipaggiate con un encoder assoluto standard che permette la ripresa del ciclo da qualsiasi punto si sia interrotto, con notevole risparmio di tempo, tranne che per il modello. Tranne che per il modello NCFE ed NCFN, le presse sono equipaggiate con sensore piezoelettrico, disponendo quindi di un doppio range di lavoro calibrato come standard di fornitura. Tutti i modelli sono equipaggiati con freno di stazionamento, eccetto la NCFS. Normalmente, quando ordiniamo una pressa da Kistler, quello che riceviamo è quello che vedete in slide. Quindi c'è sempre una meccanica, un azionamento Rexroth con il suo modulo Safety Zone Box, il sistema di controllo Maximus NC. Di base, quello che voi vedete chiamato MEM, che è il Measuring Module. Poi c'è il DIM, che è il display. Il display, appunto chiamato anche DIM, non è mandatorio, obbligatorio per il funzionamento della pressa. Lo vedremo in seguito perché. Come anche ovviamente il suo cavo di collegamento. Quindi, oltre alla meccanica, l'azionamento e il safety zone box, otterremo dalla nostra fornitura anche due cavi di potenza, un cavo di segnale per la forza. Per la lettura della forza, i cavetti standard Rexroth per la connessione tra azionamento e safety zone box e un cavo di collegamento SACOS che rende possibile la comunicazione fra l'azionamento e il MEM. Volendo fare una differenziazione tra la gamma delle presse Kistler, possiamo farlo dicendo che la NCFT è la più piccola della famiglia per applicazioni di basse
forze ad alta accuratezza nella lettura della forza ed è anche la più veloce, viaggia fino a 400 mm al secondo. Il modello NCFH invece è il nostro modello advanced, praticamente unico nel suo genere. È un brevetto Kistler, molto compatte, ad alta dinamica, nessuna trasmissione, giunti, cinchia, riduttori, non c'è nulla di tutto questo, elevata protezione al sovraccarico, due modelli per un range di forza che vanno da 1 kN a 60 kN. Poi parliamo della NCFE. Nuova arrivata ormai da un bel po' di tempo, ormai non è più poi così tanto nuova, che è il sistema semplice, low cost, chiamiamolo così, lo vedremo più tardi. E poi c'è il modello NCFN, che è un modello standard con sensore sensimmetrico in questo caso. Ma è un prodotto customizzabile, per esempio, per forza, posizione, per dimensioni, forza e posizione del motore. Infatti, anche il motore può essere normalmente montato in linea, può essere anche montato a zaino. È l'unico modello che, tra l'altro, può essere anche fornito con freno di sicurezza nel caso l'applicazione dovesse richiederlo. Nella slide successiva vi voglio mostrare il principio di funzionamento dei nostri sistemi NCFH, quindi i modelli advanced. In sostanza, come vi dicevo prima, il modello NCFH è un brevetto Kistler ed è molto particolare perché è un modello compatto. E non presenta nessun tipo di trasmissione all'interno. Infatti, tutta la cinematica è generata all'interno del corpo della presse stessa, col motore che fa girare una vite e che a sua volta trasmette il movimento all'asse cavo, che è l'asse della presse. Il tutto collegato direttamente all'encoder assoluto e l'anello verde che vedete nella sezione è praticamente il nostro sensore di forza, che non è assolutamente sollecitato né in trazione né in compressione. Per questo si parla di alta protezione al sovraccarico. Quindi, per ricapitolare i benefici di questo sistema, possiamo dire che abbiamo solo due modelli di range. Per un range che copre da 1 kN fino a 60 kN. Quella che noi chiamiamo size 1 va da 1 a 15 kN, il size 2 va da 15 a 60 kN. E uno dei benefit che abbiamo da questa caratteristica è che risparmiamo sui pezzi di ricambio. Questi modelli sono dotati di sensore piezoelettrico integrato e questo ci permette di avere due range di misura e alta capacità di sovraccarico. Facciamo un esempio. Avendo disponibilità di una pressa con primo range 5 kN e secondo range 1 kN, posso utilizzare la pressa per eseguire operazioni fino a 1 kN, ma sono protetto fino a 5 kN. Non solo. Qualora il mio processo dovesse richiedere più di 1 kN, posso switchare il range e lavorare con la pressa e i suoi range a 5 e fino a 5 kN. Ancora, la stessa pressa posso utilizzarla nella stessa stazione per due diversi processi, uno che magari richiede fino a 1 kN e l'altro che richiede fino a 5 kN. E questo lo faccio selezionando dal programma il range più adatto del mio processo. Infine, non dimentichiamo che la meccanica è la stessa per il modello size 1 da 1 a 15 kN, per cui anche la meccanica è abbondantemente protetta. Poi abbiamo la velocità elevata di movimento, si arriva a velocità fino a 300 mm al secondo.
E questo mi porta ad avere benefici in termini di risparmio di tempo ciclo. L'operatività a 4 quadranti, quindi per operazioni di trazione e compressione, design compatto con asse cavo, in questo modo io risparmio spazio e pesi. Pensate che l'NCFH da 60 kN, che è la presa più grande di questa gamma, pesa solo 87 kg. E poi la possibilità di montaggio, quindi abbiamo flessibilità già standard, possibilità di montaggio parete e flangia. Con la NCFH si risparmia sui pezzi di ricambio e non solo, abbiamo un solo MEM per tutti i modelli, quindi dal punto di vista del controllo avremo un solo Michelin module che può essere adattato a tutti i modelli di presse e quindi non solo nel CFH ma anche gli altri modelli. Il MEM, tra le altre cose, ha tutto a bordo, lo vedremo poi dopo in dettaglio. Il suo hardware prevede tutte le possibili connessioni sia Ethernet che verso bus di campo e anche come interfaccia digitale. Pensate che per ottenere le stesse funzionalità del Maximus NC con il nostro precedente modello, che è il vecchio, qualcuno magari forse lo conosce, il DMFP A310, ci volevano 110 differenti versioni, per cui è stato tutto compresso e compattato in un unico modello. In più, se parliamo di azionamenti, questa famiglia di presse, come pezzi di ricambio richiede soltanto. In realtà, se parliamo della Size 1 e Size 2, soltanto due modelli di azionamento, ma siccome adesso vi sto mostrando quello che verrà nel futuro, non so dirvi quando esattamente, ma non molto lontano, ci sarà anche un modello Size 3 che è la presa da 120 kN. Per cui immaginate che il range da 1 a 120 kN, il magazzino devo, nel mio reparto di ricambi, posso avere soltanto tre modelli di presse, tre azionamenti e un MEM e ho coperto la mia gamma dei ricambi. Per darvi un'idea un po' più di dettaglio, se parliamo di una meccanica standard, per coprire una gamma che va da 0 o da 1 a 100 kN, ho bisogno di ben 12 meccaniche diverse e più o meno altrettanti azionamenti. Ok? Procediamo invece con una breve descrizione sui nostri modelli standard, che sono, diciamo, i pionieri dei sistemi di piantaggio Kistler, che precedentemente erano Steiger Mohilo. Sono delle macchine molto prestanti, con un'ampia gamma che può andare da 5 a 600 kN. Praticamente, costruttivamente, questi sistemi sono come se fosse un kit costruttivo modulare, permette di realizzare anche soluzioni speciali, corse lunghe, corpo presa slim, motore zainetto, eccetera. Per questa tipologia di presse è possibile fornire come opzione il freno di sicurezza integrato da gestire separatamente dal nostro sistema di controllo, quindi il freno ridondante. Tra i tanti sistemi speciali realizzati, voglio mettere in evidenza il modello da 600 kN installato in due stazioni che lavorano a tempo ciclo 6 secondi presso uno dei nostri più importanti clienti, che purtroppo non posso nominare. Vi vediamo qui simpaticamente affiancati il modello più piccolo NCFT. Vedete qui, piccolino piccolino, e il più grande NCFN 600. Quest'ultimo, con la capacità di mantenere la forza fino a 500 kN e fino a 30 minuti sul pezzo. Quindi posso ottenere 500 kN per 30 minuti e la pressa non dà nessun, segnale di avaria. O non soffre, diciamo così. Per
La prima revisione preventiva è stata pianificata proprio nelle prossime settimane di uno di questi modelli, dopo circa 15 milioni di cicli effettuati continuativi, molto prestanti. Andiamo avanti velocemente con la NCFS, che è un modello particolare, anche questo, data la sua forma, è una slimline trapezoidale. Costruito così per essere installato in spazi molto stretti. Tra l'altro ha una corsa da 350 mm ed è corredata da una linea, da una guida lineare interna che permette di avere praticamente deviazione in punta con l'asse esteso a 350 mm sotto il centesimo, sostanzialmente. Applicazioni tipiche di questo sistema è quello che vedete in figura. Parliamo di. È mostrata un'applicazione per piantaggio anelli e guida valvole, in cui diciamo, gli spazi o gli interassi sono molto stretti. Con questo sistema noi riusciamo a raggiungere interassi minimi, l'interasse minimo di 70 mm. Installando le presse in questo particolare modo, uno opposto all'altro, diciamo, la sagoma è realizzata appositamente. Come dicevo, sono presse che possono sviluppare una corsa da 350 mm e una forza anche qui in doppio range da 25 kN con un secondo range a 15 kN. Parliamo infine della piccola NCFT, che è un modello da 100 mm di corsa, un'accuratezza molto alta perché in termini sia di posizione che di lettura della forza, perché il sensore di forza è installato non nel copropressa o nella parte terminale, diciamo nella parte non è collegata alla vite di circolo di sfere, ma è installata in punta all'asse dove vedete il cerchio rosso. Questo ci permette di essere praticamente sul pezzo da controllare e di conseguenza abbiamo un'alta accuratezza di lettura della forza. Tra l'altro, questa è la più veloce pressa che abbiamo, viaggia nei suoi 100 mm fino a 400 mm al secondo. La trasmissione del segnale della forza avviene telemetricamente, quindi non ci sono cavi che si muovono, e no, quindi non c'è il rischio che si possa rompere qualcosa, diciamo, dato il numero di movimenti e data la posizione del sensore. E cambio range integrato. Sostanzialmente il range capaci di essere processati da questo modello di pressa vanno da 50 kN fino a 1500, da 50 Newton, chiedo scusa, fino a 1500 Newton. Nell'immagine in basso potete vedere possibili applicazioni, per esempio in orologeria e nel settore medicale addirittura per testare gli inalatori. Adesso faremo una carrellata di quelli che sono nuovi prodotti, perché Kistler sviluppa nuovi prodotti, investe in R&D e quindi, essendo attenti al mercato o alle richieste di mercato, cerchiamo di adeguare la nostra offerta e proponiamo novità anche in questa famiglia di prodotti. Una di queste è la NCFH High Speed, che è un modello che ha le dimensioni di una size 2, 400 mm di corsa, ma che viaggia a 700 mm al secondo. Ed è già pronta, disponibile dal 2016. La novità di cui ho accennato prima è una NCFH size 3, che avrà come range principale i 120 kN, quindi una presa a piezo con tutte le caratteristiche NCFH che abbiamo già visto.
Ancora la NCFR, che è una pressa che combina un movimento lineare con un movimento rotante in punta, anche questa 400 mm di corsa, 15 kN di forza sviluppabile e 50 Nm di coppia che può essere impressa al componente. Ed infine la nostra NCFE low cost, che è una pressa già disponibile dall'anno scorso e che sta riscontrando un eccezionale successo, di cui ne parliamo immediatamente. La pressa NCFE è il nostro modello, come dicevamo, low cost. E cosa in particolare? Qual è il volume di fornitura? Sostanzialmente, si nota già dal numero di componenti disponibili nella fornitura che è stato pensato per ottimizzare i costi, ma soprattutto i costi sia in termini di acquisto, ma soprattutto anche i costi in termini di tempi di installazione, tempi di messa in servizio. Infatti possiamo chiamare questo sistema un sistema plug and play, pronto all'uso. Come dicevo, appunto, NCFE è un kit plug and play costituito da una meccanica che è piuttosto alleggerita. Il sensore non è un piezo, ma è un sensore stensimetrico, un azionamento in data drive del modello CS ed un MEM e solo quattro cavi da collegare. Il MEM, ricordiamo, è il Measuring Module del Maximus NC. Il DIM anche per la NCFE rimane un'opzione. C'è da dire però che il MEM, cioè il Maximus, non cambia, mentre ci sono delle variazioni, diciamo, sull'azionamento, sulla meccanica e sul numero dei cavi, il MEM rimane lo stesso. Quindi significa questo che le potenzialità di controllo e di monitoraggio del processo, anche con la NCFE, restano quelle high-end del Maximus NC. L'encoder è assoluto come il resto dei nostri sistemi. La famiglia dell'NCFE è sostanzialmente fatta da quattro modelli, di cui il modello 10 e 20 kN hanno la stessa dimensione, sono comunque due presse diverse, ma con le stesse dimensioni. Poi c'è la Size 2, che è una NCFE e 40 kN, e poi c'è la 6-3 da 80 kN. Questi sono i modelli, non ci sono varianti, non ci sono altre soluzioni speciali. Diciamo la strategia con cui questi modelli di prezzi sono state realizzate è proprio e quindi per contenere i costi e tenere quanto più standard possibile la loro conformazione, diciamo, la loro configurazione. Come vedete, tutte però hanno corsa 350 e ognuna di loro poi ha le dimensioni corpo leggermente diverse. Vediamo un attimo se vogliamo fare delle differenze tra la NCFE, quindi la low cost, e la NCFH, high end advanced. Vediamo subito che c'è una differenza fra il numero di cicli che praticamente il life cycle time di che dipende ovviamente anche dal profilo a cui le prese sono sottoposte, ma guardiamo praticamente subito la differenza che c'è tra una pressa e l'altra: una fa 5 milioni, l'altra fa 10 milioni di cicli. Il Cercos cambia l'azionamento, quindi anche delle caratteristiche elettriche cambiano. In questo caso il Cercos non lavora più a 4 kHz, ma lavora a 2 kHz, che comunque, voglio dire, anche se lo evidenziamo come uno slower reaction time, ma non è da trascurare, non è trascurabile. E anche le safety function sono leggermente cambiate, mentre sull'azionamento standard abbiamo tutte le possibili safety functions. Sulla NCFE è possibile utilizzare solo il safety torque off. L'holding brake diventa opzionale,
per l'NCFE, l'holding time, quindi la massima forza, la forza mantenuta sul pezzo in termini di tempo si riduce a 2 secondi. Possiamo fare solo operazioni di compressione e poi il resto l'abbiamo visto già direttamente prima con trasmissione a cinghia, la risoluzione dell'encoder è un 3 micron piuttosto che un micron e abbiamo solo la possibilità di montarla a flange. C'è una differenza anche nel rumore che viene dichiarato normale nella CNF, NCFE e basso per la NCFH. Quindi se confrontiamo però le prese NCFE con sistemi convenzionali di piantaggio idraulici, pneumatici o pneumoidraulici, notiamo che sono evidenti i benefit che questo sistema, quindi che la NCFE ci può dare, perché comparata alla nostra high-end, ovviamente sembra un giocattolo, ma se la compariamo a sistemi convenzionali, idraulici e pneumatici, i vantaggi sono tanti. E iniziamo nel dire che abbiamo un sistema di monitoraggio carico-cosa integrato. L'encoder assoluto non richiede l'azzeramento dell'asse, quindi non dobbiamo fare il referencing dopo un blackout o l'avvio della macchina. Accuratezza e di ripetibilità centesimale su tutta la corsa. Adattamento immediato al cambio tipo. Ora immaginate queste informazioni relazionate all'applicazione idraulica, pneumatica o pneumoidraulica. Okay? Immaginiamo, pensiamo quando dobbiamo fare un cambio tipo, cambio posizione, cambio forza, olio, aria, regolatori, eccetera. Qui con questo sistema si parla solo di impostazioni numeriche da fare sul controllo, sostanzialmente. Quindi parliamo della velocità che è indipendente dalla forza, è facilmente controllabile. Se consideriamo anche il luogo di lavoro diventa pulito, non c'è olio, stillicidi, il rumore è più basso e il rumore si ha solo quando lavora, se confrontato con una centralina idraulica che è sempre in moto con un ronzio continuo. È di facile installazione. Non ci sono tubi, non ci sono pompe, spazi di installazione ridotti, bassissima manutenzione, quindi come tutti i nostri sistemi necessita di un ingrassaggio minimo ogni milione di cicli oppure una volta l'anno, come ripeto tutte le nostre prese della nostra gamma. Non ci sono filtri, non c'è olio, non ci sono pompe. È un sistema plug and play. Quindi completamente testato nella nostra fabbrica prima di uscire, quindi non necessita di installazioni aggiuntive, staffe, adattatori, riscontri, eccetera, eccetera. Ed infine, questo permette di risparmiare anche notevolmente il tempo di installazione, ed infine, non certo per importanza, è a basso consumo energetico. Le presse elettromeccaniche risparmiano fino al 90% di energia se confrontati con sistemi pneumatici e il 77% se confrontati con sistemi idraulici. Questa è una fonte ufficiale dell'Università di Kassel, di un esperimento che dopo vediamo fatto nel maggio del 2012. Quindi, quali sono i benefici che io posso ottenere se utilizzo una NCFE invece che un'idraulica? Quindi l'NCFE è l'alternativa ai sistemi idraulici, pneumatici e idropneumatici. Ed è anche l'alternativa alle presse fatte in casa da qualche costruttore di macchine. Quindi se parliamo di benefici e sono il costruttore di macchina, io dico, se utilizzo NCFE, ottengo meno costi legati alla progettazione, quindi controlli, interfacce, costruzioni meccaniche.
tempi di consegna diminuiscono la disponibilità di utilizzare le competenze chiave di Kistler in termini di one stop buy. I clienti conoscono già il Maximus NC e quindi l'integrazione è più veloce, la disponibilità di un service su scala internazionale. Se invece lo guardo dal lato end user, ho disponibilità e ottengo questi benefici. La presenza del service Kistler su scala nazionale è un emergency stock di parti di ricambio. Il TCO che vedremo dopo, che è il Total Cost of Ownership o costo totale di proprietà, si riduce drasticamente se paragonato ai sistemi convenzionali idraulici e pneumatici. Considerando per esempio la bassa manutenzione, il basso consumo energetico, specialmente se confrontato con la pneumatica, basso investimento se confrontato con altri sistemi elettromeccanici, controllabilità del processo migliore e alta flessibilità, controllo al 100% del processo, documentazioni e tracciabilità. In questa tabella di comparazione vediamo le principali differenze tra i vari sistemi. La tabella sarà poi disponibile con la copia della presentazione che vi invieremo. Parliamo dell'NCFR, che è un altro modello nuovo e che è un modello in grado di combinare due movimenti, lineare e rotazionale, fino a 400 mm al secondo di corsa e una rotazione che può arrivare fino a 1000 giri al minuto, sviluppando 50 Nm. Le dimensioni sono le dimensioni pressoché di una nostra NCFH Size 2, quindi 800 mm di lunghezza, e la differenza nel volume di fornitura sta nell'avere disponibilità o nel dover utilizzare un secondo azionamento per il secondo movimento. Cosa possiamo fare con questa pressa? Lo vediamo nel prossimo video. Ecco, praticamente abbiamo visto un'applicazione fattibile con questa pressa che è il piantaggio di uno scanalato, un'applicazione fatta, ma per esempio se parliamo di sospensioni, questa è un'applicazione fatta da alcuni clienti per i quali ancora mi dispiace non posso dire chi sono, però sono applicazioni reali, parliamo di sospensioni che sono quindi l'inserimento di un cuscinetto in plastica e il controllo della rotazione in entrambi i sensi con la misura della coppia. Se parliamo di gruppo sterzo, questa è l'applicazione che abbiamo visto prima, quindi il processare uno scanalato con la ricerca, quindi l'indexaggio dello scanalato, dei componenti e poi il piantaggio. Immaginate se dovessi farlo in più stazioni o comunque attrezzare un manipolatore che possa combinare queste operazioni. Sarebbe molto più complesso che utilizzare un unico sistema che dà la possibilità di fare entrambe le operazioni. E poi, per esempio, è stato utilizzato nel montaggio di frizioni, montando, diciamo, una piastra che aveva necessità di essere ruotata mentre veniva inserita. Ricordiamo che l'asse non fa interpolazione, ma fa movimenti simultanei, quindi può fare rotazione e movimento lineare insieme. E poi ancora, per questo componente, la pressa è stata utilizzata per fare rullatura di un coperchio sulla parte di chiusura del motore di questa pompa d'acqua. Due informazioni veloci sulla pressa da 700 mm al secondo, dimensioni praticamente ancora paragonabili ad una nostra size 2, è una 30/15 kN,
No, chiedo scusa, è paragonabile a una 30, 15, 60 kN, ma è veloce, pari a si porta dietro i 700 mm al secondo con 400 mm di corsa. E dà una ripetibilità pratica pari al centesimo, centesimale. Passiamo ora a parlare un po' del nostro Maximus NC. Abbiamo visto finora quelli che sono il braccio dei nostri sistemi di piantaggio, adesso passiamo un po' a parlare anche della mente. Il Maximus NC si compone sostanzialmente di due elementi. Come dicevamo, il MEM, che è il Measuring Module, e il DIM, che è il Display Module. L'interfaccia hardware, come si vede nell'immagine, include come standard tutte le possibili soluzioni, sia il controllo della pressa che la connessione all'impianto. Quindi abbiamo disponibilità di connessione con Digital I/O. Nell'area di collegamento, l'area celeste, che è predisposta al collegamento dei trasduttori di posizione, X, è possibile collegare sia quello integrato della pressa che un eventuale trasduttore esterno assoluto, incrementale o analogico, utile per particolari operazioni di posizionamento e campionamento e comunque l'ingresso è campionato a 10 kW. La regola vale anche per la lettura della forza sull'area verdina, sui connettori 4 e 5. Sostanzialmente io posso collegare sia il sensore integrato alla pressa, ma anche un eventuale sensore esterno, piezo, estensimetrico o con segnale, posso entrare con segnale analogico e anche questo campionato a 10 kHz. Poi ho quello identificato con il numero 6 e la connessione Sercos verso l'azionamento per il controllo della pressa. E nell'area 12 sostanzialmente ho la predisposizione ai field bus 13 e Profibus. Field bus sono tutti a bordo, Ethernet IP, EtherCAT e Profinet, così come anche il Profibus. Quindi quello che vedete qui è tutto standard, non ci sono opzioni da acquistare. Anche dal punto di vista costruttivo, essendo il MEM e il DIM separati, dietro a questo c'è una logica, nel senso che io posso collegare o installare il MEM all'interno dell'armadio e portare il mio display per la visualizzazione e l'operatività sul bordo macchina, quindi sulla stazione operatore, e collego i due sistemi attraverso un cavo, che può essere max 5 metri. Oppure mi posso portare o posso installare il Maximus NC, quindi il MEM, sulla spalla del display e diventa un wall mounting o panel mounting tutto integrato. Inoltre è possibile utilizzare il MEM senza l'utilizzo del DIM, quindi la pressa funziona lo stesso, faccio la mia parametrizzazione utilizzando il mio PC sul quale non devo installare nessun software applicativo particolare, ma soltanto l'interfaccia VNC per poter interrogare con l'indirizzo IP il mio Maximus NC e ottenere la stessa visualizzazione che otterrei sul mio display, la ottengo sul mio PC. Vediamo un po' per quanto riguarda applicazione in multichannel. Sostanzialmente il Maximus NC è collegabile fino a n unità in rete, ma se vogliamo visualizzare anche in modo indipendente le presse sul DIM, il numero delle connessioni si limita a 8 unità. Se non vogliamo utilizzare il DIM per visualizzare le nostre presse, possiamo collegare i sistemi su un PC di linea. E tra l'altro potrebbe avere anche funzioni di server per l'esportazione dei dati. E quindi in quel caso io ancora col VNC interrogo tutte le presse del mio impianto senza alcuna limitazione. Guardiamo un attimo lo scambio dati col MEM, quindi abbiamo da un lato la connessione verso il PLC,
con cui possiamo realizzare la selezione dei programmi, leggere i valori e impostare parametri e variabili di controllo. Praticamente tutte le impostazioni che io faccio utilizzando il display, finestre, parametri di programma, controlli, tutto quello che mi serve per fare il controllo del processo, lo posso fare anche attraverso, o meglio, il monitoraggio del processo lo faccio anche tramite PLC. Se guardiamo invece verso la connessione, verso il mondo Ethernet, quindi il mondo LAN, col VNC remote, questo mi serve per programmare il massimo SNC, ma queste connessioni poi mi servono anche per l'esportazione dei dati di processo, perché il massimo SNC ad ogni ciclo genera file che possono essere di tipo CSV, PDF, QDAS o altre modalità, come anche la disponibilità del protocollo OPC UA. Diamo ora uno sguardo ad alcune funzioni del MaxiConsole NC che lo rendono affidabile, semplice da utilizzare e adatto per essere utilizzato per qualsiasi installazione. Alcuni dati base. Dispone di 128 programmi indipendenti e per ognuno dei quali è possibile impostare fino a 10 finestre di controllo. Il bus di campo configurabile oppure I/O digitali programmabili direttamente dal sequencer. Vedremo dopo cos'è il sequencer. Può memorizzare fino a 5.000 curve oppure lavorare come spooler verso l'esterno. Flessibilità data dal sequencer, appunto, che è la modalità integrata di parametrizzazione per la gestione del ciclo PESA, che permette di impostare fino a 255 passi in sequenza per ogni programma. 20 diversi tipi di finestra, statistiche direttamente richiamabili dal display, e meno di 50 millisecondi per cambiare programma di lavoro. Questa è una panoramica sostanzialmente delle finestre di controllo di cui dispone il Maximus NC, e alcune di queste hanno anche una funzione che è live, cioè vengono analizzate in real time mentre la curva è generata. In questo modo è possibile anche avere dei trigger in real time verso il mondo esterno. Il Cercos ci permette, che lavora a 4 kHz, ci permette di avere queste informazioni in tempo reale e ad alta ripetibilità. Infine, poi la parte di collegamento verso il mondo esterno anche o di reportistica delle informazioni dei processi anche attraverso appunto l'OPC UA. Qui vediamo un attimo una grafica di quello che è un possibile controllo che è possibile effettuare su una curva. Sostanzialmente parliamo di finestre di calcolo, oltre a finestre standard di passaggio, sono anche finestre di calcolo tra punti della curva che mi permettono appunto di fare ulteriori controlli molto molto restrittivi. E i risultati di questi valori grafici possono anche essere riportati in una tabella di valori di processo che è richiamabile appunto come funzione del Maximus NC. Quindi è veloce e anche intuitivo in termini, è preciso nelle valutazioni, intuitivo nel capire qual è il valore che sta andando fuori. Chi mi ha dato lo scarto, anche perché ognuna di queste caselle può colorarsi verde se il valore è nelle tolleranze e diventa rosso se il valore invece è fuori dalle tolleranze. Parliamo un po' della parametrizzazione, in realtà parliamo della programmazione del ciclo di lavoro, che in questo caso è più una parametrizzazione che una programmazione. Infatti il sequencer, che è la modalità di parametrizzazione dei cicli di PESA, permette di richiamare in modo molto intuitivo le istruzioni disponibili e di associare valori ad ognuna di loro. Queste istruzioni
messe in sequenza determinano il completo controllo del ciclo della testa. Facile, intuitivo e veloce. Questa è una schermata tipica del sequencer in cui possiamo vedere le istruzioni di motion, timer e dialogo, che sono richiamabili da tasti. E sono funzioni, come anche funzioni che interagiscono con l'operatore della macchina e richiedono una conferma dall'operatore per poter procedere con il programma e la sequenza. Una sorta di poca yoka, sono le finestre di dialogo. Ogni istruzione richiede l'inserimento dei parametri funzionali. Per esempio, guardiamo una funzione motion. Nella parte destra dello schermo dovremo inserire anche la posizione da raggiungere, il valore relativo al tipo di movimento, sia assoluto o incrementale, la posizione da raggiungere, che può essere inserita anche in modalità teach, ovvero andando fisicamente sul punto e memorizzando il valore, la velocità dello spostamento ed infine l'eventuale limite di forza che durante quello spostamento non deve essere superato. Se disponibile, come in questo caso, vi è un'ulteriore configurazione chiamata Advanced, che permette di definire caratteristiche aggiuntive del motion. Nel particolare caso di un'istruzione motion, appunto, andando in configurazione avanzata, si accede ad una seconda sezione di parametrizzazione specifica per quella istruzione, in cui è già possibile impostare praticamente un valore di compensazione di deformazione. Questo valore andrà a compensare, se dovesse verificarsi, un eventuale cedimento della struttura durante il piantaggio. Procedere poi per richiamare la pagina delle impostazioni del motion che stiamo parametrizzando. Una istruzione motion può avere diverse condizioni, ovvero può essere di posizione. Quindi per un semplice raggiungimento di una quota, oppure può essere forza. Il movimento terminerà quando sarà raggiunta una forza impostata in questo parametro. Reazione di forza, cioè l'asse raggiunge una forza impostata e resta sul pezzo, effettuando correzioni sulla posizione per mantenere la forza impostata. E poi c'è l'inflection. Praticamente successivamente al riconoscimento di un cambio di pendenza della curva, un blocco meccanico, un clip, snap o altro, la pressa riconosce la posizione esatta in cui si è verificato il cambio di pendenza. Da quel punto è possibile programmare un ulteriore spostamento oppure il raggiungimento di una forza. Nella prossima slide invece vedremo un esempio di come si comporta una pressa in reazione di forza, force feedback control. Spinta da un'altra pressa montata e installata in contrapposizione. Quella che vedrete è una possibile applicazione in cui due presse possono lavorare insieme per inserire un elemento che deve essere guidato durante il suo calettamento. In sostanza, queste sono le due presse, vedete ora come lavorano. Scusate. Quindi una pressa si mette in posizione, quella di destra, quella di sinistra la raggiunge in forza e viene lanciato il ciclo o la condizione di force feedback control. La pressa di destra a questo punto tenta di spingere indietro, tenta di spingere sulla pressa di sinistra e la pressa di sinistra reagisce tornando indietro perché deve mantenere la forza che è stata impostata. Per riassumere, le caratteristiche del Maximus NC, voglio portarvi in evidenza queste informazioni. Quindi il Maximus NC è uno dei componenti della famiglia dei prodotti Maximus che insieme al TL e il BL, che vedremo dopo, hanno la stessa filosofia di funzionamento ed è come abbiamo visto semplice da usare, quanto fosse come uno smartphone. L'hardware ha tutte le possibili interfacce a bordo, per cui non ci sono da gestire opzioni. E
un unico device come ricambio può essere utilizzato su tutte le preste installate. Inoltre, se durante la messa in servizio dovessero cambiare alcune specifiche, come per esempio l'esigenza di aggiungere un trasduttore di produzione o di forza, oppure inserire la pressa in un'area dell'impianto in cui era previsto il Profibus, ma che poi è risultato Profinet, un'informazione sbagliata sulla specifica, eccetera, non abbiamo di che preoccuparci perché è tutto già disponibile. In termini di documentazioni che possiamo ottenere, le possibilità sono varie e ancora tutte disponibili come abbiamo visto. Non serve avere necessariamente un PC esterno per visualizzare più preste che lavorano, ma possiamo farlo col DIM. Grande flessibilità, operatività grazie ai 128 programmi disponibili e parametrizzabili anche dal PLC. Rapidità nel processare i dati grazie al veloce campionamento da 4 a 10 kHz. Entriamo ora nel merito del concept Kistler 3RCTN. 3RCTN è un concept che affianca le caratteristiche tecniche di questi prodotti, ma che evidenzia ulteriori vantaggi dato dall'utilizzo delle preste Kistler. Cosa significa 3RCTN? 3RCTN significa riduzione del carbon footprint, riduzione dei total cost of ownership, quindi costi totali di proprietà, e riduzione delle parti NOK, quindi le parti non OK, ovvero gli scarti. Poniamoci quindi una domanda: perché installare le prese Kistler? Quindi se sei un costruttore di macchine, allora la risposta potrebbe essere perché le prese Kistler sono facili da installare e mi fanno risparmiare tempo nella messa in servizio. Posso realizzare processi complessi con controllo e flessibilità, perché in caso di emergenza Kistler interviene velocemente non solo in Italia ma in tutto il mondo con tecnici ricambi. Anche perché sono certo di consegnare al mio cliente un prodotto che lo aiuta a migliorare la produzione, che abbassi i costi di gestione, che infine, non certo per importanza, è un prodotto green e aiuta a migliorare e rendere più vivibile il mio ambiente. Se sono un utilizzatore finale o un end user, allora magari le risposte diventano perché le prese Kistler sono affidabili. Sono facili da utilizzare, riesco ad ottenere tante informazioni dal processo. Non ho bisogno di avere tanti ricambi e quando me ne serve uno lo ricevo velocemente. E poi anche perché con le prese Kistler riduco le emissioni di carbonio del mio stabilimento. I costi totali di proprietà delle prese Kistler è molto basso e infine, non certo per importanza, riduco drasticamente il numero di pezzi scarti prodotti. Questo è il concept 3RCTN che in entrambe le situazioni si mette in evidenza o potrebbe essere messo in evidenza. Spieghiamo che significa. Se guardiamo le principali fonti che generano emissioni di carbonio, quindi il cosiddetto carbon footprint, l'elettricità è una delle fonti minori. Dando un'occhiata ai costi di investimento nel ciclo di vita di un prodotto, ci rendiamo conto che ci sono molti fattori di spesa da esaminare. Innanzitutto ci sono i costi per l'acquisizione, l'installazione e l'avvio, mentre questi costi potrebbero essere determinati in modo molto chiaro all'inizio di una trattativa. Ci sono molti costi che spesso non sono trasparenti a prima vista. Costi di manutenzione, assistenza e riparazione, ma anche energia e funzionamento. Influenzano i costi anche le materie prime, rifiuti di produzione e costi ambientali, certificati, filtri speciali, eccetera. Così per riparazioni non programmate, smaltimento, personale e così via. Questo fenomeno è paragonabile ad un iceberg. Solo la sua cima è visibile da sopra la superficie dell'acqua, mentre il vero iceberg sta sotto. Conclusione: in una decisione di investimento si include non solo il prezzo di acquisto del materiale, ma anche i costi di esercizio e manutenzione.
potrebbero essere da 5 a 10 volte più alti. Per i sistemi pneumatici e idraulici, l'energia elettrica richiesta serve a far funzionare i compressori e le centraline, che trasformano l'energia elettrica in pressione e poi, per poi trasformarla in movimento. Questi passaggi comportano un'alta perdita di energia, per esempio pensiamo a dissipazioni termiche. I sistemi elettromeccanici, invece, funzionano con convertitori di frequenza e servomotori per trasformare appunto l'energia direttamente in un movimento meccanico. Il rumore, la ventilazione, il raffreddamento, il controllo complesso sono anche altri aspetti considerevoli quando si usano la pneumatica e l'idraulica. Anche se la loro efficienza è scarsa, i sistemi pneumatici e idraulici appartengono ancora all'attrezzatura standard di molte aziende di produzione. Gli impianti vengono generalmente sovradimensionati perché la quantità esatta di aria compressa non è nota durante il processo di progettazione. Riprendendo lo studio di cui abbiamo accennato prima dell'Università di Kassel, questo studio determina la quantità di energia richiesta e la quantità di emissioni generate da un attuatore pneumatico, uno idraulico e uno elettromeccanico, messo a confronto e sottoposti allo stesso tipo di lavoro, ovvero lo spostamento continuativo di una massa di 100 kg per 3 turni di lavoro per un totale di 6 ore, 6.000 ore complessive. Risultato: l'attuatore elettromeccanico consuma energia il 90% in meno di quello pneumatico e il 77% in meno di quello idraulico. E anche le emissioni di CO2 sono ridotte con lo stesso rapporto. Uno dei valori corporate di Kistler è l'impegno verso l'ambiente e al progresso umano. Ogni pressa Kistler installata risparmia circa 5.000 kWh di energia all'anno. Si consideri che una famiglia media composta da 2 adulti e 2 bambini ha un consumo annuo di circa 3.500 kWh. Quindi possiamo essere fieri di dire che l'utilizzo delle presse Kistler contribuisce fattivamente a un notevole risparmio di energia ogni anno. Se consideriamo ogni pressa Kistler risparmia 5.000 kWh all'anno e che fra il 2002 e il 2018 abbiamo venduto 18.805 presse, di cui ancora più di 13.000 sono ancora funzionanti. È facile calcolare che circa 65 milioni di kilowattori anni sono stati risparmiati grazie alle nostre presse. Quindi praticamente l'equivalente di 18.500 famiglie tipo, fatta appunto da 2 bambini e 2 adulti, oppure di 74.000 persone. Notevole, no? E per incentivare la possibilità di aumentare questi valori che migliorano il nostro ambiente, Kistler si propone con Energy Reduction Program. Cos'è? Il cliente che decide di installare le nostre MCFR per sostituirle a sistemi pneumatici o idraulici accede ad un'offerta speciale. Sostanzialmente consiste acquistando 5 MCFR anche di diversa taglia. Una è gratis, l'equivalente di uno sconto base del 20%. Vediamo ora la seconda R, quella che ci riporta a parlare dei costi di produzione, cioè dei total cost of ownership, scusate, che sono i costi di proprietà. Per un calcolo più accurato dei costi e del risparmio che le presse elettriche e le presse elettromeccaniche generano, noi come Kistler abbiamo realizzato un file che è assolutamente disponibile e fornibile, col quale è possibile calcolare con ottima approssimazione le differenze dei costi di gestione di proprietà dei sistemi messi a confronto.
Il file è suddiviso in sezioni per voci di costo, di energia, manutenzione, materiale, spazio e altri costi. In questo esempio sono riportati i costi calcolati considerando una sola pressa elettromeccanica da 30 kN, messa a confronto con attuatori di pari portata, ad aria olio, aria olio, eccetera, che fanno lo stesso lavoro per lo stesso tempo. Andiamo subito a vedere il consumo di energia che, come già detto, è di circa 2 ordini di grandezza in meno rispetto al sistema pneumatico, è notevolmente inferiore rispetto agli altri due tipi. Se poi andiamo a vedere in termini di euro l'anno di risparmio, vediamo subito la differenza. Parliamo di un TCO, un cost of ownership di 240 euro rispetto agli oltre 3.000 di un attuatore pneumatico e i 2.600 di un attuatore idraulico e i 1.300 circa di un attuatore elettropneumatico. Se poi il calcolo lo facciamo su un installato di 20 presse, i numeri cambiano nettamente perché parliamo di un total cost of ownership di un sistema elettromeccanica da 5.000 euro l'anno rispetto ai 64K per la pneumatica, 41K euro per l'idraulica e 21 kN per la pneumoidraulica. A questi poi si aggiungono gli eventuali costi non previsti, che per le presse elettromeccaniche sono praticamente nulli. Infine, c'è ancora da considerare il notevole valore aggiunto tecnico che una pressa elettromeccanica genera per la sua flessibilità di utilizzo e per la riduzione dei tempi ciclo, non solo per la riduzione dei tempi ciclo, ma anche per la riduzione degli scarti. Questo è ancora un altro esempio reale, un calcolo fatto da un'azienda, fatto da loro, hanno loro riempito le caselle del file. È un'azienda che ha fatto questo calcolo su un installato di 63 presse elettromeccaniche da 60 kN. E, dal confronto sono esclusi gli attuatori pneumatici. Praticamente hanno calcolato di ottenere circa un risparmio di circa 600.000 kWh di energia e un total cost of ownership di queste 63 presse di 30 kN rispetto agli oltre 100 calcolato sugli altri due tipologie di sistemi. In sostanza, se vogliamo mettere su un grafico l'andamento del TCO nel tempo, vediamo che anche se il costo iniziale di investimento per una presa elettromeccanica è più alto nel tempo, il cost of ownership, total cost of ownership si mantiene notevolmente più basso rispetto all'utilizzo degli altri sistemi o a quello richiesto dagli altri sistemi. Infine parliamo della terza R, che è la riduzione dei pezzi scarto, perché l'abbiamo già detto diverse volte, è riassumibile velocemente in una slide soltanto. Praticamente la NCFE è un attuatore controllato, quindi si può controllare il ciclo di piantaggio in tutte le sue fasi. Accostamento, piantaggio e ritorno possono essere fatti a velocità diverse, non solo, si riduce il tempo ciclo. Gli elementi accoppiati ricevono meno stress con meno probabilità che si danneggino. Se paragoniamo lo stesso ciclo ad un attuatore idraulico o pneumatico, comprendiamo già dal grafico che vediamo le differenze. Non avendo gestione indipendente delle velocità, dobbiamo necessariamente trovare un compromesso e che vada bene per tutte le fasi del piantaggio. Se andiamo troppo lenti, abbiamo tempo ciclo troppo alto. Se andiamo troppo veloci, rischiamo di rompere i pezzi e quindi otteniamo più scarti. Tra le motivazioni per cui Kistler è un partner valido, abbiamo menzionato il supporto tecnico.
In effetti, KISS è fortemente orientata per offrire un supporto tecnico rapido e completo. Forniamo quindi assistenza on-site per attività di assistenza tecnica ed avviamento, consulenza in fase di progettazione fino al test del prototipo, servizi di calibrazione on-site e presso i nostri laboratori accreditati, formazione al personale tecnico per il costruttore e per l'utilizzatore. Riparazione veloce, ricambi disponibili in tempi rapidi e possibilità di noleggio di strumentazione. L'organizzazione del service di KISS per i joining system è capillare, presenti in quasi tutto il mondo, ma interveniamo in tutto il mondo. Se si tratti quindi di interventi presso il vostro stabilimento in Italia, in Europa o verso il cliente finale in Cina o Sud America, c'è sempre fisicamente un supporto tecnico locale che può intervenire. Il Tech Office di Milano gestisce e coordina le attività dell'area Sud Europa, coprendo attività richieste da Italia, Spagna, Portogallo, Turchia e Balcani. Il Tech Office di Milano è anche attrezzato per effettuare calibrazione on-site delle presse, ma anche di sensori di forza ed elettronica. Quindi garantiamo pronto intervento e ricambistica e possiamo formulare contratti di manutenzione adeguati alle esigenze del cliente e dello stabilimento. Per farli intervenire o essere contattati è sufficiente inviare una mail all'indirizzo service@kister.com e verrà aperto un ticket di supporto tecnico, che è la strada più rapida per ricevere un riscontro. In alternativa è sempre possibile contattare il venditore di riferimento o chiamare l'ufficio. Sempre col concetto service, vi voglio dare una breve introduzione, voglio farvi una breve introduzione di quello che è il nostro Joining Competence Center, situato in Germania, e offre diversi servizi, sia per i clienti che come supporto interno. In termini di clienti, fornisce consulenza per applicazioni in progetti speciali, realizzazione di prove col cliente, analisi di ulteriori applicazioni in coordinamento con le vendite, visite del cliente in coordinamento con le vendite, integrazione di specifiche richieste del cliente con la presenza dei product manager e la verifica di fattibilità tecnica di applicazioni speciali. Come supporto interno, invece, si dedicano al supporto dei venditori per questioni tecniche, il trasferimento di know-how dalla business unit al tech office, la formazione annuale dei tecnici, il trasferimento dei know-how, dalla produzione al sales center e la formazione interna a venditori e tecnici, venditori e tecnici, appunto. Cosa fa questo Joining Competence Center? Joining Competence Center non è altro che un laboratorio di esperienza pratica che dispone di una stazione manuale universale convertibile sulla quale è possibile installare tutte le nostre presse fino a 100 kN di forza. E per forze maggiori di 100 kN abbiamo strutture diverse. Normalmente i test hanno un costo a giornata da definire in funzione della complessità del test e delle specifiche. E comunque eseguiamo prove di fattibilità o semplicemente testiamo la forza richiesta da un piantaggio. Le prove possono essere effettuate presso la nostra sede di Lork in Germania, che è il nostro Production Center, in presenza anche del cliente che deve comunque fornire l'attrezzatura. Quindi lo scopo del JCC, quindi del Joining Competence Center, è quello di fornire supporto per quanto riguarda aspetti meccanici, cioè per esempio quando in progettazione un nuovo impianto e i valori di alcuni processi non sono ben definiti o devono essere confermati, come nel caso di caratteristiche dei materiali, possono generare effetto slipstick oppure definire forze richieste da un piantaggio o ancora definire le velocità ottimali di un ciclo che influenzano o influenzeranno il tempo ciclo della macchina o della stazione, oppure verificare l'accuratezza dell'operazione di piantaggio. Per quanto riguarda invece l'aspetto software, possiamo testare le specifiche software di un cliente e fare in modo che
assicurarci appunto che non ci siano problemi durante un eventuale aggiornamento del firmware presso il costruttore o il cliente. Quali sono i benefit che tutto questo consegna? La possibilità di effettuare i test prima di pianificare il processo, quindi eseguire test reali su campioni, risparmiare tempo e denaro prevedendo i comportamenti del processo, l'identificazione di eventuali problemi prima della realizzazione della macchina e prevenire costi imprevisti dovuti a riparazioni on-site. Passiamo ora a descrivere alcuni particolari che appartengono alla famiglia dei Maximus. Finora abbiamo parlato del Maximus NC. Adesso parliamo della sua famiglia. E vi faccio vedere un video che mette in evidenza dove questi sistemi di valutazione possono essere utilizzati all'interno di uno stesso, sullo stesso impianto sostanzialmente. Ecco qui, praticamente abbiamo visto che, spero che si sia visto, che diciamo, i diversi tipi di strumenti, Maximus BL, TL ed NC, possono essere impiegati sulla stessa linea di assemblaggio, nello stesso stabilimento, su diversi punti in termini di processo inline, end of line o test fuori linea. Sostanzialmente. Come dicevo prima, la Maximus è una famiglia di prodotti composta da un Maximus BL per i monitoraggi più semplici, il Maximus TL, che è il top level, è un sistema di monitoraggio e valutazione ad alte prestazioni, e l'NC di cui abbiamo già abbondantemente parlato. Oltre al nome di famiglia, cioè ciò che li accomuna è proprio la filosofia con cui lavorano e possono essere utilizzati su diverse aree dello stesso impianto o dello stabilimento stesso. Quando parliamo di stessa filosofia, parliamo di stesse modalità di parametrizzazione, stessa tipologia di interfaccia, stessi menu operativi e addirittura stessi colori. Quali sono i benefici? Il costruttore o l'utente operatore non è costretto ad imparare le funzionalità di n strumenti per n operazioni diverse.
anche il programmatore o il manutentore hanno vita più facile quando hanno studiato come lavorare su Maximus BL e poi devono avviare una pressa con l'NC o viceversa. Il tutto si traduce in risparmio di tempo sia per l'avviamento degli impianti sia per il ripristino di anomalie di produzione, quindi in stabilimento. Quello che il Maximus BL e TL possono fare è sostanzialmente, e lo fanno bene, è il monitoraggio del processo produttivo, così come fa il Maximus NC che fa il monitoraggio integrato del processo di piantata. Possiamo monitorare e valutare la qualità di un prodotto o di un passo di processo con l'aiuto di una curva che viene generata sul grafico XY, quindi XY, ed è quindi possibile analizzare e ottimizzare lo step di assemblaggio al 100%, identificare a priori eventuali deviazioni della stabilità di processo, dare un riscontro immediato sui dati di produzione, tracciare i passi di processo, eliminare fasi successive di controllo a campione. Sostanzialmente il Maximus BL dal punto di vista delle feature, BL ha di base 16 programmi di lavoro, 4 aree, 4 oggetti di valutazione, quindi finestra di controllo impiegabili. Per ogni programma, un touchscreen da 3,5 pollici e disponibili i bus di campo, così come disponibili già su tutti i modelli. Il Maximus TL invece è sostanzialmente ricopia le feature dell'NC con i suoi 128 programmi di lavoro. In questo caso possiamo mettere fino a 16 oggetti di valutazione sulla stessa curva, un monitor da 10,4 pollici, touchscreen, sempre a colori, e come abbiamo visto tutte le interfacce a bordo. Dal punto di vista dell'installazione, il BL si differisce leggermente perché ha una costruttività compatta rispetto al TL che copia pari pari o viceversa, diciamo, e anche lì, anche con il TL è possibile montare il DIM, installare il DIM nell'armadio e remotare il display o montare il DIM, il MEM dietro il DIM e installarlo direttamente sulla macchina. Col Maximus TL BL, scusate, ho schiacciato il tasto che non volevo, e il Maximo BLTL sono destinati ad applicazioni più general purpose rispetto all'NC. È possibile mettere in relazione qualsiasi tipo di grandezza fisica misurabile con un trasduttore che possa consegnare un segnale compatibile ed acquisibile dallo strumento Whistler. Per cui possiamo misurare non solo carichi su corsa, ma anche coppia angolo o pressione tempo, coppia tempo, pressione volume e tanto altro ancora. Quando vi ho detto che il sistema di interfaccia è identico con l'NC, dicevo appunto che è proprio uguale, nel senso che se questa slide mette in evidenza come alcune finestre sostanzialmente sono richiamabili in tutto e per tutto, sia da BL che da TL. Ovviamente quelle richiamabili dal BL sono di tipologia, il BL ne ha solo 5 tipi disponibili e il TL ne ha fino a 20 tipi disponibili. Qui ancora vediamo sul TL NC delle finestre delle funzioni speciali che sono per esempio la valutazione della velocità e la valutazione del tempo con cui la curva passa all'interno della finestra di controllo. Se vogliamo vedere delle applicazioni fatte col Maximus BLTL, parliamo di sulla sinistra, vediamo il controllo del comportamento al tatto di interruttori rotanti, per esempio, quindi un controllo coppia angolo di rotazione possono essere facilmente misurati in entrambe le direzioni. Adesso invece vediamo la valutazione del comportamento di un carico corsa
non per un piantaggio, ma per valutare anche qui il comportamento al tatto dei tasti di una tastiera. Oppure ancora, a sinistra si vedono delle valutazioni carico-corsa di interruttori, piuttosto che un'operazione di clinching, quindi dove si va a fare la misura di carico-corsa anche qui, e infine, per esempio, l'applicazione di destra ti fa vedere la misura di cerniere, di coppia angolo fatta su cerniere classiche. Ancora un'applicazione potrebbe essere quella di andare a valutare la stabilità a lungo termine della misura di forza di una pinza di saldatura, utilizzando uno dei nostri sensori di forza piezoelettrici per la misura in diretta installato direttamente sull'elettrodo della pinza. Il 9232 è un sensore di forza, appunto, di misura in diretta. Se guardiamo l'hardware del TL ed NC, praticamente qui è difficile capire qual è la differenza. La differenza sostanziale la si vede soltanto dal connettore numero 6 che è presente sull'NC, che è la connessione Serco-Strever sull'azionamento. In realtà il resto dell'hardware è assolutamente simile. Tutto quello che era disponibile NC, quindi le interfacce verso il mondo esterno e verso i trasduttori, sono le stesse sul TL ed è tutto a bordo, tutto incluso, nessuna opzione. Per il BL invece ci sono due versioni, uno per essere collegato ad un sensore piezoelettrico con il tipico connettore terminale BNC e l'altro è predisposto sia al collegamento con un sensore estensimetrico per il quale fornisce anche l'alimentazione, sia per un segnale in tensione più o meno 10 volt, proveniente da qualsiasi trasduttore. Una bella comparativa, anche qui sarà presente nella presentazione che vi gireremo, però sostanzialmente è facile vedere, a parte il numero per esempio delle curve, i numeri di programma, ci sono delle differenze fra BL e il top level anche in termini di numero di tipologia di sensori che possono essere collegati, eccetera. Adesso andiamo a mostrarvi andiamo a mostrarvi un po' l'interfaccia del Maximus TL OBL. In realtà se parlo di uno dei tre modelli è come se stessi parlando dei tre modelli, perché alla fine l'interfaccia è lo stesso. Quindi l'interfaccia del Maximus è caratterizzata di base da tre menu o tre stati, ognuno identificato da un colore diverso. Il menu celeste è il process, è lo stato in cui lo strumento praticamente sta lavorando, sta processando. È operativo in tutte le sue funzioni di monitoraggio e valutazione. Il menu arancione, che è quello di setup, è il menu con il quale è possibile parametrizzare lo strumento e prepararlo per le sue operazioni, e mentre il menu grigio è il menu di service, che mi permette di eseguire verifiche sullo stato dell'interfaccia, sullo stato del bus, eseguire aggiornamenti, backup, eccetera, insomma un menu di service. Per motivi di tempo, adesso io voglio limitarmi a darvi solo qualche ulteriore informazione sul menu di processo, perché sono tante informazioni per ogni menu, quindi se vi fa piacere, io e i miei colleghi poi saremmo lieti di definire con voi un incontro per approfondire e descrivere in dettaglio tutte le funzioni del Maximus, dei prodotti della famiglia Maximus. Se guardiamo un attimo a questa pagina di processo, interfaccia immediata è divisa per una facile e veloce intuizione di quello che sta succedendo. Abbiamo un'area dove c'è praticamente viene esposto il risultato istantaneo del processo che sto facendo. Quindi
l'ok diventa verde o rimane rosso con non ok se il processo è andato, quello che sto facendo, il processo istantaneo è andato male o è andato bene. Ho un'immediata idea di quanti pezzi sto producendo e quanti scarti e quanti buoni sto facendo. Ho la possibilità, per esempio, di selezionare il programma di lavoro semplicemente cliccando sul monitor dove c'è scritto Maximo STL, vado a selezionare il programma che mi interessa. Parliamo del monitor, invece il monitor ha sempre a disposizione le funzionalità di zoom oppure le funzionalità di visualizzazione di curve, di curve sovrapposte oppure per esempio una funzione cursore che mi permette di andare a vedere esattamente il punto che mi interessa sulla curva. Ho ancora alcune funzioni che sono immediatamente disponibili, sono quella di allargare lo schermo, quindi togliere tutto il resto delle visualizzazioni che non mi servono, tutta la parte destra, per esempio, durante il processo l'operatore vede bello grande il mio grafico, il grafico che viene realizzato. Oppure la possibilità di effettuare uno screenshot dell'immagine che è mostrata appunto sullo schermo e che è immediatamente caricabile su un USB stick. Quindi se devo mostrare qualcosa lo posso fare immediatamente. E poi andare anche qui avere la possibilità di visualizzare se per esempio ho inserito una chiavetta USB ed è in comunicazione, oppure se il Profibus o il bus di campo mi sta lavorando bene, o se sono connesso o meno con il mio server che deve ricevere i miei file CSV e i file di report, eccetera. Quindi un'interfaccia molto, molto immediata. Tra l'altro, sulla parte inferiore dello schermo ho dei tasti di selezione che mi permettono di cambiare la visualizzazione del mio monitor e posso passare dalla visualizzazione della curva istantanea a una sorta di semaforo che mi dà la faccina verde o il pollice su, pollice in giù in funzione del risultato, le statistiche con approfondimenti, diciamo in merito alla finestra di controllo che sta scartando di più piuttosto che quella che sta andando più fuori tolleranza, eccetera, valori tabellari, storico delle curve e altre informazioni a cui posso velocemente accedere. Qui ancora vediamo la possibilità di guardare il bundle delle curve, cioè le curve, richiamando questo tasto, io posso fare in modo che le curve non vengano, lo schermo non si aggiorni ad ogni ciclo, per cui posso sovrapporre le curve. E capire cosa succede in un intervallo di pezzi di produzione come devia la mia curva di processo, per esempio. Lo posso fare anche sullo storico, posso richiamare anche sullo storico delle curve. Oppure, guardando un po' al tasto alla funzionalità di statistica, ho un immediato riscontro di quella che è la mia percentuale di scarto rispetto al totale prodotto e in dettaglio posso andare a vedere quale finestra ho il riscontro di quale finestra mi sta generando più scarti. E cliccando sulla finestra poi posso andare a vedere come questo andamento sta andando. Ancora i valori di processo possono essere visualizzati in valori tabellari per un immediato riscontro da parte dell'operatore. Come dicevo prima, la casella del valore diventa verde. Se è buona, se è in tolleranza, diventa rossa. Quindi l'operatore può subito capire in quale punto del processo sto avendo il problema. Ancora l'history curve che mi permette di fare un'analisi di quello che anche andare a filtrare le curve, per cui posso dire fammi vedere solo il buono o fammi vedere solo gli scarti, e su questo poi andare a capire e fare le mie analisi di confronto. E tante altre funzioni. Avete notato, sto accelerando un po' perché il tempo mi si stringe. Procedendo velocemente, arriviamo a dei messaggi da portare via in termini di testimonianze
takeaway message per quanto riguarda appunto il Maximo SBL, TL e come il Maximo SNC e seguono il monitoraggio e la valutazione di una curva generata da due misuranti, uno rispetto all'altro, e consegnano il risultato attraverso l'output delle finestre di controllo. Facile da integrare anche in sistemi e processi esistenti, concetto operativo, intuitivo e uniforme, oggetti di valutazione ad alta prestazione, ampie possibilità di diagnostica che consentono di rintracciare rapidamente le cause del non ok o dello scarto, interfacce standard e formati identici di segnali e dati. Velocemente, una novità di questi giorni, il Maximo STL, al Maximo STL si sono aggiunte anche altre due versioni, che è la versione ML e la versione L. La versione ML dedicata ad applicazioni su macchine di assemblaggio in ambienti medicali, quindi ML per medical, e la versione low range, o low force, come vogliamo dire. La versione L è per applicazioni che richiedono la misura di bassissimi valori di forza o comunque bassissimi valori di grandezze che vogliamo misurare, quindi hanno sensibilità in termini di measuring range, la loro capacità è diversa se guardiamo nella tabella di selezione. Per maggiori informazioni possiamo risentirci o sentirci successivamente per approfondire questo tipo di dettagli. Infine, la connessione OPC-UA è un'ulteriore novità presente sul Maximo STL e la famiglia Maximus, tranne che il BL, e la possibilità del protocollo di comunicazione via OPC-UA. L'obiettivo è quello di rispondere alle specifiche dell'Industria 4.0. Come concetto, i valori di processo sono disponibili su OPC-UA per tutti i device TL e NC. Le nuove funzioni saranno rilasciate in versione di firmware future, quindi ci sono delle evoluzioni, degli sviluppi che saranno rilasciati. Come benefit, il trasferimento dei dati di processo via OPC-UA e la standardizzazione dell'interfaccia di comunicazione. Tutto questo già disponibile. Questa slide appunto mi serve un po' come ponte per introdurre l'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è quello di come i prodotti Kistler, come prodotti e sistemi Kistler rispondono e possono essere integrati nel mondo della smart connectivity. Il valore aggiunto per il cliente nell'utilizzare prodotti in grado di supportare smart connectivity è quello di avere, in termini di connessione, la gestione degli eventi, connessione su base Ethernet e l'OPC-UA. In termini di trasparenza, si ottiene la valutazione del processo, la visualizzazione dei dati basati su oggetti di valutazione, finestre di controllo, protocolli standardizzati, raccolta dei dati di produzione e strumenti di analisi offline. In termini di assistenza, invece, si può ottenere la corrispondenza univoca fra il numero seriale e il risultato della misura, andamenti, analisi degli andamenti, eccetera. I Maximo SNC e TL hanno a disposizione un OPC-UA server. Quindi qualunque OPC-UA client può collegarsi fino a un massimo di 3 contemporaneamente. OPC-UA server su Maximus può essere abilitato e disabilitato, di default rimane disabilitato. La versione 1.7 del firmware di NC-ETL supportano il meccanismo degli eventi. Cioè il server OPC-UA fornisce dopo ogni misurazione i dati del ciclo tramite un evento, il Cycle Done Event. Qualsiasi client OPC-UA iscritto a quell'evento riceve l'evento contenente i dati del ciclo. I Maximus NC e Maximus TL versione 1.7 non supportano l'accesso in lettura e scrittura ai dati correnti di Maximus.
Questo sarà possibile comunque nelle prossime versioni, dall'1.8 in poi. Vediamo uno sguardo alla panoramica dei prodotti Kistler dedicati al monitoraggio dei processi di produzione industriale e la loro possibilità di essere integrati in smart connectivity. Vediamo già che dal livello subito superiore al sensore possiamo soddisfare questa specifica. Con gli amplificatori digitali direttamente collegati al bus di campo, e per poi salire e stabilire la connessione su Ethernet con i sistemi Maximus e Como, quest'ultimo Como Neo, quest'ultimo dedicato al monitoraggio di processi per lo stampaggio di materie plastiche. Vediamo per esempio il DICA, che è il Digital Industrial Charge Amplifier, è predisposto per comunicare con i più comuni protocolli di comunicazione di bassi campo. EtherCAT, Ethernet IP, Profinet e prossimamente anche PowerLink. Se lo guardiamo sul grafico del posizionamento delle reti, sostanzialmente abbiamo il DICA posizionato sul livello in cui è già visibile e programmabile direttamente dalla logica di controllo dell'impianto. Abbiamo anche un nuovo prodotto in termini di amplificazione di segnale che è il MICA, in questo caso si chiama MICA, è il Miniature Industrial Charge Amplifier col codice 5028A, che ha la possibilità invece di essere integrato questa volta su rete IO-Link. Quindi, anche se ancora posizionato sull'area dei sensori, quindi sul livello del campo, praticamente la sua connessione IO-Link lo può, con la sua connessione IO-Link è possibile dal PLC già leggere i parametri e impostare e impostarlo sostanzialmente. Applicazioni possono andare possono essere di diversa natura, ovviamente macchine di assemblaggio, robotica, saldatura, piuttosto che iniezione, processi plastica, macchine per le piegature, imbottigliamenti, eccetera. Ancora in smart connectivity, sarà di prossima uscita uno strumento per l'autocalibrazione delle presse. Usando un sensore smart certificato Acrelia e collegato allo strumento, questo provvederà alla regolazione dei parametri di calibrazione direttamente sul Maximus, come anche in autocalibrazione per le pinze di saldatura. Infine, parliamo di smart production, closed loop control. Praticamente, per garantire costantemente una buona qualità nella produzione, è essenziale raccogliere informazioni adeguate durante il processo stesso. Queste informazioni devono quindi essere valutate e utilizzate nuovamente per migliorare continuamente il processo, sia che l'ambiente di produzione implichi stazioni di lavoro manuale o un sistema completamente automatizzato che utilizza robot. I dati di processo devono essere acquisiti e valutati. L'utente o l'ulteriore elaborazione dei dati consente quindi non solo di monitorare lo stato della produzione, ma anche di garantire la rintracciabilità fino al componente prodotto. I dati valutati possono essere utilizzati per intervenire direttamente nel processo di produzione, in modo che possano essere mantenuti costantemente al massimo livello, con correzione immediata di eventuali errori. Inoltre, la misurazione diretta in process consente di implementare la produzione di parti singole, un fattore chiave nella risposta flessibile della domanda del mercato. I dati dei processi possono anche essere utilizzati per l'assistenza. Questo approccio al controllo a loop chiuso offre molteplici vantaggi, una pianificazione ottimale della produzione e della logica che porta all'ottimizzazione dei costi. Con questo abbiamo concluso e vi ringrazio tanto per l'attenzione. Prima di passare la parola al mio collega che chiuderà questa sezione, voglio solo informarvi che abbiamo organizzato ulteriori incontri
con aspetti più tecnici, con impronta più tecnica, e lo faremo a luglio. Poi sarete informati con degli avvisi e delle mail. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto. Grazie a tutti per aver partecipato, sono Valentina Zucchelli, intervengo al posto dell'ingegnere Rigon che purtroppo ha avuto un imprevisto. E adesso, se nel caso avete domande da fare in merito al webinar che si è tenuto oggi, possiamo in alternativa, potete scrivere e vi risponderemo brevemente, oppure se preferite potete scrivere una mail ad giuseppe.lamacchia@kistler.com o ad alberto.rigon@kistler.com e vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Lascio spazio a domande nel caso ci siano su qualunque argomento. Potete scrivere tranquillamente nella chat a Giuseppe Lamacchia, che così può riceverle e vi può rispondere. Non vedo nessuna domanda per il momento. Io, Valentina, direi di chiudere, poi eventualmente se qualcuno ha qualche domanda ce la invierà via mail. Ok, perfetto. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie ancora, a presto. A presto, buona giornata.